Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Scusate, e benvenuti al nostro appuntamento, primo appuntamento ufficiale della settimana con il Turbo Star di Ralph Garage, il mitico Turbo Star di Ralph Garage. Oggi andremo avanti e continueremo l'ultima tappa del giro del continente europeo con il Turbo Star e poi continueremo ovviamente a battere altri record. Hi everyone, welcome to our first appointment of the week with Eurotruck Simulator 2 with the Turbo Star Ralph Garage. Today we will go on running around Europe and we will finish our biggest challenge. And always on board of our beloved Turbo Star by Ralph Garage. Salut à tous et bienvenue à notre premier rendez-vous de la semaine officielle du canal avec le Turbo Star de Ralph Garage et naturellement avec Eurotruck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons terminer l'exploration du continent européen à bord de notre Turbo Star de Ralph Garage, mais naturellement, nous allons continuer à voyager à bord de notre camion. Voilà, merci beaucoup et on commence. E allora, io direi di partire. Mettiamoci al lavoro. Ovviamente, per voi come me che siete appassionati Puntare a destra. dal mitico Turbo Star di Ralph Garage, nella descrizione del video troverete i link per acquistare, per scaricare Alla rotatoria, prendere la prima uscita. la mod base, ma è possibile anche acquistare il tuning pack Uscire adesso. al costo di circa 5-6 euro, insomma, e avrete un bel motore bello robusto, ma darete anche l'opportunità a Ralph di poter continuare a creare queste belle Andare mod. dritto. Ita 2165, buon pomeriggio a te, benvenuto nella live e grazie mille per, come sempre, per essere passato. Allora, facciamo gli onori di casa. Eccoci qua. Grazie. Allora, oggi ci continuiamo questa bella sfida qua. Voltare a sinistra. È un bel colpettino di clacson ben augurante del Fine mitico del viaggio. Turbo Star di Ralph, del mitico Ralph Garage. Allora, oggi come sempre continuiamo a trasportare i mezzi movimento terra della Volvo. Allora, io direi di prendere il carrellino stretto. Ah, grazie. Effettivamente io ho avuto, diciamo così, l'onore di essere stato promosso da Fern come moderatore. Insomma, è una vecchia, oramai è diventata una vecchissima amicizia, seppur virtuale, qui su Twitch. E poi diciamo che abbiamo visto crescere i nostri canali, ma questo canale è cresciuto soprattutto grazie all'aiuto del mitico Fernbus 08. Ma naturalmente Ok, andiamo. noi abbiamo fatto sempre la
Abbiamo sempre fatto diciamo così, le pubblicità, ce le siamo fatte a vicenda proprio perché, insomma, c'è una grandissima stima, quindi ormai è come se fosse una persona di casa. Ferna. È ora Ottimo. di andare. Ah, benvenuto nella famiglia del Fernbus. Guarda, posso dirti che hai la fortuna di moderare un canale dove le persone che ci entrano sono veramente molto educate, veramente molto molto educate. Ed è tranquillo, quindi diciamo che da questo punto di vista qua hai fatto il 13, Bultai, come si adesso. diceva una volta, per dire Non quando si importa, prendeva la troverò schedina, un nuovo percorso. indovinavi la combinazione delle squadre Alla vincenti, rotatoria, prendere la quarta uscita. o come si dice, diciamo, molto più recentemente, fatto bingo. E quindi è un'ottima cosa. Poi poi avrai modo di approfondire. È una persona veramente di una bontà e Uscire un'umanità adesso. grandissima, veramente una bravissima persona. Non che gli altri non lo siano, ma diciamo per esperienza vissuta in prima persona, posso Sto dirti ricalcolando il che è percorso. veramente molto molto simpatico. Tenersi a destra. Spero che non siano stati Alla insulti rotatoria, pesanti. prendere la prima uscita. Diciamo che ovviamente ci sta a fare ironia, però ci vuole Uscire anche adesso. un certo rispetto. Poi per fare ironia e scherzare con una persona bisogna anche instaurare un certo rapporto, quindi sapere che quella persona lo fa scherzando, in maniera scherzosa ma sempre rispettosa, e quindi giustamente diciamo non tutti forse hanno questa capacità di essere rispettosi, eh. Ci, so Prepararsi a voltare a destra. ci sono i fenomeni, diciamo così, queste persone che hanno Voltare questo a tipo destra. di atteggiamento che è sicuramente scorretto, che però poi nella vita, insomma, bisogna vedere la diseducazione poi quanta strada gli farà fare. Moreno ha scritto: bannare quel si è messo a dire che gli piace. Purtroppo Ita, purtroppo ci sono questi personaggi che solo per il fatto di essere coperti da un monitor, da uno schermo di un cellulare, eccetera, eccetera, credono di potersi arrogare, permettimi questo termine, il diritto di poter insultare, a volte Alla rotatoria, prendere la terza uscita. anche in maniera gratuita, le persone che magari stanno in una live, e quindi moderatori, che siano moderatori o che siano gli Uscire streamer, adesso. e tante di queste persone a volte meriterebbero anche di farsi un processo penale, però alla fine uno, una volta che li banna, poi insomma, ovviamente per ovvie motivazioni, non è che uno piglia e banna così una persona, però se proprio violano le regole del Alla canale, ma rotatoria, soprattutto prendere la prima uscita. violano quelle che sono le regole del buon vivere, insomma, allora a Tenersi quel a punto destra. magari un ban anche temporaneo ci sta. Uscire adesso. Magari ci riflettono e dico: oh, caspita, non mi sono comportato correttamente con quelle persone, magari se mi riammettono, chiedo scusa e cerco di evitare di Andare dritti. rifare lo stesso errore.
C'è chi fa, la maggior parte delle persone lo fanno questo ragionamento, ritornano sui propri passi e poi diventano ottimi, ottimi compagni, diciamo, di compagnia, e poi ci sono altre persone che invece, pur di fare i fenomeni, restano Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. con quel loro modo di fare, che magari nel villaggio dove vivono sarà anche divertente. Poi bisogna vedere quando Tenersi a varcano destra. il confine territoriale del loro villaggio. Bisogna vedere poi Uscire adesso. se effettivamente Tenersi a destra e vengono, poi uscire a destra. se effettivamente poi riescono a farsi stimare, ma evidentemente a quelle persone non è che interessa tanto la stima. In ogni canale a me mi fanno i complimenti perché sono l'unico che ci do tutti i giorni. Ecco, per esempio, io credo che i complimenti ti arrivino soprattutto Tenersi a perché, sinistra. sei una persona corretta, quindi magari non utilizzi un linguaggio scurrile, sei rispettoso, Tenersi a ecco, destra e e poi quindi questo ti uscire a fa destra. onore, insomma. Quindi cammina sempre a testa alta. Poi Uscire a destra. ricordati che poi alla fine quelli che non si comportano bene, diciamo, sono divertenti finché non varcano il cancello di casa propria. Poi, oltre il cancello di casa propria, ci sono magari, incontrano persone molto più riflessive, molto magari meno diseducate, o che hanno conservato l'educazione, il saper campare, come si dice a Napoli, e quindi di conseguenza vengono apprezzate di più. Quindi continua così. L'importante è distinguersi sempre dalla massa. E poi, tanto è pure io, ho detto io soltanto in un paio di occasioni, diciamo così, mi sono un po' spazientito, ma è perché ho trovato da un anno a sta parte solo due persone che si sono comportate, hanno avuto un atteggiamento non particolarmente corretto, ma non tanto nei miei confronti, ma nei confronti di chi comunque si guarda il video in replica o se lo va a guardare su YouTube. E sai, quando si utilizzano dei termini inappropriati, poi chi come me cerca di creare dei contenuti adatti a tutta la famiglia, quindi non solo ai meno giovani, ma anche a quelli là che c'hanno, che sono ragazzini, insomma, 12, 13. E allora bisogna essere molto attenti a ciò che si dice e come lo si dice. Anzi, sono così educati che molti live mi dicono cosa, perché modero il canale anche se non sono moderato. Anche a me è capitato, un paio di volte in altri canali, però ti ho detto fortunatamente ci sono canali, ci sono persone che sono rispettosissime. Willa, presidentissimo, i miei ossequi, la Zappaland. Buon pomeriggio, caro mitico la zappa storta. In questo momento con noi c'è l'amico Ita 2165. Ah, il suo però glielo posso fare al volo. Tanto sono in questo momento, sono in single player. Scusate, ma qua. Ah, oh, bello sto volo. Comunque, Zappa, se ti manca qualche pallet di farina, vedi che dovrebbe essere
Dovresti trovarlo in Zappaland. Comunque non so se hai notato, a proposito di farming dei picchi, che Zappaland funziona. Sta riscuotendo veramente un grande successo la mappa. Insomma, il format pure del caffè in farm. Ho Tenersi a sinistra. notato che sta crescendo, mi fa piacere. Vuol dire che piano piano, diciamo così, sta funzionando il tutto. Ah, e allora stasera, meglio la sera, come ben sai, io comunque il giro nei canali lo faccio sempre, quindi apro, che c'ho, 10 live, allora mi metto il browser su 10 live aperte e poi ogni tanto switcho l'audio, faccio 10 minuti su uno, su un altro. Aspettate un attimo. Allora, fammi accostare un secondo. Allora, vediamo un attimo, perché effettivamente nemmeno io li ho sentiti. Allora, vediamo un attimo qua. Allora, vi chiedo un po' di pazienza e rifacciamo subito il test. Ogni tanto si stanno questi sound alert, non so perché, ma danno un po' di problemi. Ora vediamo subito se riusciamo a risolvere il problema in Lives. Allora. Può parlare. Ha funzionato. Vediamo se. Allora, un attimo solo. Questo ha funzionato in questo momento. Allora, faccio un attimo il test io e vediamo se effettivamente funziona. Non so perché. Allora io ovviamente faccio suonare questo. Allora un attimo solo. Allora. No, non ho risolto assolutamente nulla. Allora, un attimo solo. Arrivo subito. Allora. Ci siamo quasi, un po' di pazienza. E ogni tanto qua il bello della diretta. Non ho capito perché ogni tanto mi va in conflitto. Mi vanno in conflitto i sound alert. Alle pendici del mondo. No, adesso sembra che. Pare che stia andando. Un po' di pazienza e arrivo subito. Per voi che state naturalmente guardando questo video in replica, vi chiedo scusa, ma diciamo che questo è il bello della diretta. Allora, un po' di pazienza. Sto cercando di ripristinare il tutto. Un pochito di pazienza. Allora, vediamo un po'. Un altro po' di pazienza e arrivo subito da voi. Ok,
mancano solo un paio di passaggi. Ah, ho switchato là, vi chiedo scusa. Ok, ci siamo quasi, un po' di pazienza. Allora, eccoci qua. Allora, facciamo una prova e vediamo se funzionano i sound alert. Allora, ecco. Niente, non so perché non suonano i sound alert. Niente, non va. Non so perché, ma mi va in conflitto. Allora, provate un attimo il comando punto esclamativo. Allora, vediamo un po'. I piani. I piani, tutto attaccato. Vediamo un po'. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Devo capire il problema qual è. È strano perché l'altra volta i sound alert hanno funzionato. Mi sa che quasi quasi sound alert. Mi sa che l'abbandonerò visto che ogni tanto mi dà sti problemi qua. E in questa settimana è già la seconda volta che mi ha dato un po' di problemi. L'ho risolto pure. No, non Tenersi a sinistra. ho capito perché. Non mi fa accedere. Elisa, buonasera carissima. Buona carica caffeina. Oh, che botta ha dato. Mamma mia. Ma a breve dovrebbe partire. Ma il caffè patacca, il caffè che spacca, quello è il migliore in assoluto. Come ti senti? Sei riuscita a riposare un pochettino? Cosa, su farming tu hai detto che non ti piace particolarmente. Quindi ti sei fatto un bel viaggetto. Beh, giustamente tu hai preparato e quindi dopo aver preparato il pranzo, poi ci vuole un bel caffettino, ovviamente. E poi uno si fa anche una bella pennichella pomeridiana. Ah, allora facciamo un attimo l'SOS qua alla mitica.
Eliza Manelli. Sta springi talium pep pep perebem pam arriva tu dai. Vediamo un po' se riesco a far suonare in Lives l'inno della zappa storta, vediamo un po'. La zappa storta, la zappa storta, la zappa storta, Maurizio Max Luce. Oh yes, l'ho fatta suonare a sinistra e poi uscire a sinistra. L'ho fatta suonare direttamente dal sito internet di Sound Alert qua, quindi c'è un problema forse del link generato che non è proprio il massimo. Stiamo cercando di portare anche la mitica Eliza, la nostra mitica super vips e super moderatrice qua dei canali, e stiamo preparando un nuovo hashtag che si chiama PC for Eliza, e quindi inizieremo fra qualche giorno a pubblicare sui nostri social, soprattutto Instagram e Twitter, questo hashtag nuovo PC Papa Charlie for numero 4 Eliza. Tenersi a sinistra. Così vediamo un po' se Babbo Maurizio Max poi ci fa venire un pochettino la Eliza in Lives. Thief, buon pomeriggio, anzi Thief, buon pomeriggio. E ben ritornato in Lives KK. In questo momento c'è Ita 2165, la mitica Eliza, poi ci dovrebbe essere ancora il presidentissimo della mappa Zappaland di Farming 22, la zappa storta e quindi Icarus, ma aspetta che è Daltanius. E Daltanius era quello, era in quel cartone animato che c'era Icarus, un nemico, non so che era. Più che PC mi serve il tempo. Vabbè. Ah, una copertina. Ah, quindi praticamente oggi ti devi mettere piano piano, quonci, in maniera più che blanda, e allora sì, ci vuole una bella ispirazione. Tenersi a destra. E beh, giustamente la Eliza, la nostra mitica Eliza, sta creando la copertina per il suo nuovo album che si chiama Maurizio Max non c'è e io gioco ad ETS. Oh yes. È giusto il titolo dell'album, ho mancato qualche virgola, qualche punto. Ecco, bravi, incoraggiamo Eliza, che magari quando inizia a vedere che i followers aumentano nel canale, dice oh, quasi inizio pure io un po' a fare un po' di streaming, che poi Eliza alla fine puoi anche iniziare soltanto giocando, anche senza microfono e webcam, come iniziate pure io. Magari se sei un po' più caratterialmente riservato, e poi magari puoi provare ad interagire in chat, magari scrivendo. Quindi mi raccomando, andate nel canale di Eliza
anche per voi che state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube. Andate su Twitch, cercate Eliza con la Y, non commettete errori di battitura, lasciate un bel cuoricino alla Eliza, così poi facciamo anche, mettiamo un'altra amica streamer, la incoraggiamo e la facciamo andare in Livers. Algare, Algare, qua devo fare inversione. Qui c'è un punto da esplorare. Ottimo! Questo ce lo facciamo al ritorno, mi sa. Abbiamo un altro punto di esplorazione qua sulla sinistra. Ma guarda questo! Scia miseria! Questi di punti in bianco inchiodano, ma io non lo so. Avevo dimenticato che avevo le frecce d'emergenza inserite qua. Ma io però devo controllare un attimo una cosa. Perché mi fa tornare indietro? E beh, io non devo tornare indietro, eh? Eh sì, devo continuare dritto qua. Buon viaggio. Il SO dovrebbe essere il SO, il comando per lo shootout, anche se ultimamente dice Zappa che non è shootout. Guarda, Eliza, in questo momento dalla Spagna mi sto muovendo verso da Algeciras, sto andando in direzione Lisbona per completare il famosissimo tour europeo fatto con il Turbo Star di Ralph Garage. Abbiamo percorso esattamente circa 40.000 km, 4.000 km li ho fatti sempre con questo mezzo, diciamo, ma non nell'ambito del disegniamo l'Europa, che quindi in effetti è quello il format che insomma ho interrotto giusto nel periodo natalizio per poter recuperare, ops, un po' di premi natalizi là. Sì, è solo, so, dipende, il comando fondamentalmente è quello, si può anche modificare su Streamlabs, se non mi sbaglio, o Wisebot. Comunque sì, è il comando, lo shootout. Tenersi a sinistra. Infatti c'era scritto sia SO che SOL. Io poi il SOL la parola l'ho eliminata perché uno bastava che scrivesse SOL e quello diceva gli avrebbe potuto chiudere la Tenersi Vox. a destra e poi No, tenersi a però destra. aspetta un attimo che mo vengo su Discord, tanto qua sto in single player, quindi posso tranquillamente tranquillamente parlare. Oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Brecco a canale, buon pomeriggio. Oh, ti sento un passo, ma perché ho una tempesta di fulmini su Icarus. Ah, però, Icarus. Ma che Goldrake Mazinga là che c'aveva Icarus o Icarus? Icarus, valla a guardare che te innamori.
È un survival. Ah, ma mi ricorda il personaggio di un cartone animato, Icarus, o qualcosa del Sarà genere. qualche cosa del genere, però. Tipo Daltanius. Aspetta che davvero non ti sento per niente. Vai. Dicevo tipo Daltanius, cosa del genere. Icarus, che Sì, errore adesso mio. ho una tempesta, però siccome devo fare delle missioni, devo andare a fare la scannerizzazione. Soltanto che mi sono perso duccio a casa. Oh, Elisa, no, ho fatto suonare il jingle direttamente da Sound Alert, dal sito internet. Perché non ho capito perché non mi fa andare i Sound Alert, ma mi sa che abbandonerò comunque Sound Alert perché mi sa che è troppo macchinosa la configurazione. Allora. Ah, a proposito, però non ho fatto suonare un altro jingle che avevo creato, che è questo qui. Bello C'è una miseria che si assata in metà. quando vivi la ti ci fatti tanti Eccola. shot Alle pendici risate del come Monte sai Tirico perché nasce la società tu sei agricola Bio I Venobus. Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, Manca colpi la ceci carne di e di pozzo. grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ti chiede Elisa come stai? Come va? Dice Elisa per te, Zappa. È Ah, caduto. zappa, come va? Bene, quarantena per 10 giorni, bene. Caspita, ma se hai saputo qualcosa, beh, poi lo dici in privato, no? Perché altrimenti in live. Per ora, oggi l'ha fatto lui positivo, domani lei mamma e dopodomani io. Ah. Mi posso avere se famo al completo. Beh, può darsi che magari passa più in fretta. Che Sì, no, meno. periodacci, annacci. Ma alla scuola oggi hanno evacuati tutti via perché praticamente devono andare a fare tutti il tampone di corsa, devono andare a fare la prova destra. Ho scatenato un po' di ferie, dice no, che colpa c'hai? Sì, è capitata questa situazione che è capitata a te, ma sarebbe potuto capitare a chiunque. Non si auguri male a nessuno, quindi auguriamo che non accada a nessuno, però purtroppo ti è capitata sta caspita di croce, come si dice a Napoli, tiene sta piccola croce che ti portare, passerà presto presto, mo ti passano questi 10 giorni e si ritorna alla normalità. Speriamo, cioè, è che c'avevo un po' di scadenze di alcune cose importanti e Ah, sì, ho capito. mi ero un po' più quello il cavolo, detto, però vabbè, ma lo sapevo, ma me l'ero proprio calcolato, proprio, l'ho detto, dico, sono sicuro che tanto quando arriverà, io pensavo 2 giorni prima, dico, invece anche prima. È successo. Il problema è che io adesso ho gli stessi malanni che c'ha lui oggi. Ah, viste la stessa Non ho cosa. febbre come lui non ha febbre, però mi fa male la faringe, mi fa male, mi fa e ho un mal di testa, non è doloroso come ci soffro io, quel mal di testa scioccarelli, vedete. Non è un'infiammazione della cervicale, per No, dirla. no, 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 no. Ma Che ecco. Allora, ti ho detto, l'avevamo preventivato, l'avevi però. accennato qualche sera fa.
Comunque poi se andate a vedere su quel sito internet a proposito della classifica farming e cose, ma io ho visto che gli italiani sul range non ce ne sono, o meglio, non raggiungono le 10 visualizzazioni. Sono andato a dare un'occhiata prima, c'era la Francia, la Alcuni Germania. sì, no, no. Vedete, se tu vai a guardare farming, gli italiani non raggiungono il 3%, c'è cioè davanti la Danimarca. Ma pure il range che noi più o meno lo stiamo portando più spesso, beh che il range non attira tanti Niente, guarda, se non pesci. fai non entri manco in classifica, il 3%, cioè perciò la Ma Danimarca fa il 3% e ci passa avanti. caspita, ma c'è miseria, infatti ho guardato e l'ho detto, ma l'Italia non ci sta nemmeno. In farming invece sì, ci sta l'Italia. Però comunque è un po' più nelle posizioni basse. Sì, no, no. Allora, abbiamo portato tutto a casa. Aspetta che sto entrato dentro casa, ho dovuto riportare tutto quanto il laboratorio che mi ero creato. Ah, stai creando una nuova zappa, l'andala. Sì, no, questo è micidiale, mi costruisco piano piano, faccio le scoperte, me le scopro e praticamente però devo andare in una casa più lontana, devo andare in un posto più lontano e allora mi sono portato dietro tutto l'ambaradaus, soltanto che pesa quante. C'avevo Mamma 105 kg sulle spalle, mia, sei diventato uno ciuccieri alle alle fatiche. pendici del Monte Cucco nasce la Faticato per società arrivare. agricola Adesso Bio senti bello Ipea. leggero, ho scaricato La tutto. genuinità dei nostri prodotti biologici al E insomma, 100% vabbè. sono adatti anche allo Comunque svezzamento dei più piccoli. sta bene. No, no, Da noi tutto troverai bene, non c'è proprio farro, problemi lì, no? ceci, lenticchie Anzi, e io farine di buono a farro, tenerlo fermo. ceci e di grano duro. Scegli il vero bio Fortuna italiano, Sky, tante buono cose e ci so, genuino. perciò Scegli i prodotti di Ipiani Bio. riesco a impegnargli Ipiani la Bio. giornata. Ma Mangio che la bene scuola anch'io. ancora non ha attivato DAD di niente, allora. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Forse Scusami, dovrebbe. se non ti ho risposto, ma c'era lo spot di Ipiani che mi ha fatto Ah. partire, quindi entro qua. Comunque ho sentito la scuola e tutte queste cose qua. Ma quindi in effetti questo gioco qua è tipo World of Warcraft, che vai in esplorazione, queste cose qua. Vedete come se fossi, cioè se atterri su un pianeta, no? Che in teoria dovrebbe essere la Terra perché ci sono gli orsi, i lupi, vabbè. Però atterri su un pianeta, devi prendere, c'è sempre l'ossigeno da mangiare, l'acqua a pallottola, come si dice, e praticamente ammazzi i lupi, vedite, e ti danno le ossa, ti danno. È tutto in inglese purtroppo quello, e io sono un po' messo male con l'inglese, però piano piano che scopri che vai avanti con i quadri, scopri le cose, con i livelli, scopri le cose, mentre stai vicino al fuoco, se vedi la barra del congelamento che ti si abbassa, ti si accende quel caldo. Io dentro casa praticamente adesso ho 36-34 gradi, perché Mamma fa caldino. praticamente prima c'avevo una casa fatta tutte le pagliuzze, adesso le fo di tavole. Ah, Poi ecco. la prossima scoperta potrei farla in pietra. Ora devo rimediare la cagata, questa purtroppo tocca dire una cagata, non ce l'ho. Ma è tipo Minecraft allora, che Minecraft pure costruive cose strane con le pietre in esplorazione. Sì, più o meno potrebbe essere quello, però è molto meglio, manca una grafica fantastica, roba. Minecraft mi ricordava un po' la come si chiama quel gioco vecchio? Ora mi sfugge, vabbè, che comunque ha fatto anche il film Angelina Jolie. Lara Croft in aspetta. Com'è che si chiama quel gioco? Babbo, comunque che pure quello lì combatteva. Sì, no, ogni tanto Tomb ti incontri. Raider, Ogni ecco, Tomb Raider. tanto ti incontri con qualche lupo, insomma. Non è proprio come, diciamo così, Range, che là, Orsacchiotten, Lupen, proprio pochi. Ne ho beccati forse uno o due, soltanto nel periodo di Halloween, quindi a fine ottobre.
ne ho beccato qualcuno. Poi rest orsacciotti, vabbè, quello è il parco là che è enorme, quello vicino alla vecchia farm. E... Tomb Raider, bravo Ita, sì. Però se chiedo, vedi adesso, adesso ho scoperto che posso fare fine. Ecco, c'ho un lupo a livello molto forte che mi ha sentito, sta a venire qua vicino alla casa, eccolo qua, mo mi preparo, l'aspetto sull'uscio. Buonasera, vieni qua, ciao bellissimo. Quanti siete? Due siete, Caloca. Mazzo, okay. Prima te? Ma questi non è che ti fanno la pella. Uno l'ho ammazzato, ora arriva quell'altro che è ancora più forte. No, mi tagliano, mi feriscono. Ah, quindi comunque è un po' più realistico. Vabbè, quello range è un po' più per adatto un po' più per tutti. E ecco, ora proprio dite da loro ricavo, ricavo la pelliccia, cioè la pelle che mi serve per fare alcune cose, mm-hmm. di cui la borraccia e l'acqua, vedete le ossa che ci faccio i coltelli, ci faccio sta roba così. Ma mi sa che forse l'ho visto sto gioco, perché ora che mi stai dicendo queste cose non ricordo dove, ma ho visto già un gioco del genere, ma qualche anno, un annetto, forse l'anno scorso. E mo che mi hai dato questi dettagli, mi hai fatto ricordare che forse lo avrò visto da qualche parte. Vedete, io non ho scoperto ancora il ferro, perciò ho legno e roccia. Che è? Bello, bello impegnativo. Che so, tre cani. Sì, ma no, ma poi questo mi ha fatto male. Questo mi ha tagliato forte. Caspita. Adesso devo andare subito dentro casa perché sentono il sangue. Eccolo. E adesso sono morto. Ai ai ai. Ti ha beccato. Zitto. Aspetta, fammi andare dentro casa. Corri. Vanno dentro casa. Curro. No, perché così se muoio rigenero subito qui. Non l'ho messo. 1820 euro di multa e sono appena arrivato a destinazione. O mi continuo questa tratta qua. Questo è quell'altro. Ok. Devi subito eliminare tutte le carcasse perché allora. Se no, se sentono l'odore è un casino. Oh, quattro lupi, ma era successo mai di sopravvivere a quattro lupi? Dice, e ancora non lo... dice Thief, il precursore di questi giochi è come è Conan Exile. Poi da un paio d'anni ne stanno uscendo molti sul genere. Effettivamente non conosco questo Conan Exile, però effettivamente sì, nell'ultimo periodo ne stanno uscendo veramente tanti, ne stanno sfornando effettivamente, che poi sono generi particolari che comunque sono, diciamo così, per l'appassionato, perché non sono quei giochi magari con una grafica grandiosa magari, però se ti ci metti di impegno riesci a tirare fuori un bel po' di cose buone. Ci vuole fantasia finché uno lo fa, diciamo, off camera, offline, allora più o meno uno uno lo fa anche un po' più così, un po' più rilassatamente, però poi quando non lo porto in camera magari ho finito l'acqua, adesso io scendo giù qui di corsa, l'acqua è poca e la papera non galleggia. Ah, senti bene, allora, abbandoniamo il coltello perché sono troppo pesante. E come funziona? Oh, via. Abbiamo caricato? Ok. Così adesso provo un attimo come sono le borracce. Ok. Se le borracce funzionano. I piranha ci sono. Io tranquillo, dico, guarda sto pesce mi viene addosso. Dico che spettacolo. Ah, e l'ammazzavo. Guarda che spettacolo. Tutto, ma corpo finito. Molto pesce finito. Diciamo... Ma corpo, ma non è un pesce agnello questo. Ah, ecco, qualcosa di un poco più impegnativo allora. No, non è un pesce agnello questo.
Ma mi può mangiare la bistecca del lupo? Bella, 3-4 lupi sono 8 bistecche. Ah, però, non sono pochini. Ma quanti Ah. soldi hai in questo... Elisa, devi sapere che sono... Vabbè, questo profilo qua mi sa che sono 3 anni che l'ho aperto. Quindi quello che vedi, diciamo che è frutto di un bel po' di viaggi, va? Se vogliamo dirla così. E poi, diciamo, bisogna lavorare, come dice il supereroe Macho King. Ali Ali. No, Aie aie. si chiama più Maciolin. Come si chiama? Mo? Malizia 82, ha cambiato nome, l'hai visto? Ah, è lui Malizia 82. È lui Malizia 82, sì. Perché l'ha cambiato? Si sentiva così adesso, Malizia 82. Ah, è simpatico il nome. A proposito di cambio di canali. Comunque il maestro Jason ha chiuso definitivamente il Sì. canale e non c'è nemmeno su YouTube con il suo vecchio canale. Ho visto stamattina, sono andato a cercarlo sul vecchio profilo e niente, manco quello sono riuscito a trovare. Tutto è pronto, Va possiamo bene. partire. E comunque siamo rimasti in pochi, però comunque io fortunatamente ho ancora, ce l'ho ancora nei contatti di Discord. E dicevo questo perché siccome molto spesso tu sai che quando qualcuno mi chiede qualcosa su farming e tante cose non le so, e magari conoscendo a fondo... Lo mandavamo tutti da lui perché era Esatto, bravo. esatto, infatti questo ha detto, raga, io se riesco a parlare, se voi avete qualche domanda, voi me la ponete. Io, se vi so dare la risposta, ve la do subito. Se non la conosco, Ruotare a io destra, o incrocio, mi calo informo sinistro, io, oppure magari vi dico andate da Jason a perché lui è sinistra. molto, ma molto più bravo di me. E quindi gli potete porre domande e lui vi darà risposte E le invece non risposte ce li giuste. manna più perché le risposte non te le dà più. Allora perciò l'altra volta ho detto, senti Jason, eventualmente qualcuno vuole contattarti su Discord, gli posso, lo posso, ti posso far contattare da questa persona? Ho detto magari ti dico il nome, tu mi dici se gli posso dire come ti chiamo su Discord, fai un invito e così io magari ti faccio mettere in contatto. Lui disse sì, però questo ti parlo prima di che chiudesse il canale. E stamattina ti ho detto, ho fatto una ricerca e non c'era più, sparito. Alla rotatoria, prendere la seconda C'avevo un punto uscita. di riferimento perché poi qualsiasi cosa mi andava a vedere i suoi tutorial, i suoi video, quindi da là poi... Capannone che il silos che vedrete stasera se viene della fermentazione Uscita dell'erba, me adesso. l'ha dato lui. Ah, caspito. Ah, lui a livello di mod, cose, veramente Alla preparatissimo. rotatoria, prendere la terza uscita. Dobbiamo vedere un po' di riuscire ad invogliarlo un'altra volta, anche se sarà difficile, però vediamo un po' se siamo Una fortunati. volta ha chiuso proprio tutto. È un po' il lupo come corregliato una capra, va. Come ieri l'orso Lupino adesso. correva indietro all'arce là, che sono riuscito a E salvare. Oh, Fernbus, buon pomeriggio. Fernebus, Quando guidi Fernebus. l'autobus faccio suonare io. Fernbus, quando guidi l'autobus che ci fa tutto disattare, Ciao, l'indiso da. te Ciao consapevole Fernbus. che tu sei un Fernbus. La ricorda che stavo in live con Chiara, sento fa. Ciao Fernbus. Fairbus, giustamente, quella è la pronuncia giusta. E era lui. Così Tiv pure mi ha chiesto una cosa. Tiv, però Jason è veramente un mostro, ma te lo può dire pure Zappa su Tenersi a queste cose destra, qua. Jason, no, certo. io l'ho Era definito. un libro. L'unica cosa che lui non sapeva, per esempio, lui che invidiava di me, che io sapevo tutti i testi a memoria. Sì. Fernbus, grazie per i caffettini. Oggi purtroppo qua
I sound alert non so perché non vanno. Comunque, grazie per i caffettini. Allora, dimmi questo, e io, dimmi questo. Bravo, Dovete sapere che qualsiasi dubbio io avevo, andavo da Jason, dicevo: Jason, senti, ma sta cosa come si fa? Allora, guarda, tu fai così, così, perché se fai così ti produce di meno, se fai così invece hai il massimo della produzione. Guarda, no, l'applicavo alla lettera, il raccolto duplicava. Infatti sono arrivato quasi al 100% di raccolto in più sui campi, proprio perché lui mi aveva detto di fare alcuni passaggi che me li sono scritti ovviamente su un foglio, e quindi li ho seguiti passo passo. Fern, in realtà ieri sera purtroppo non ho avuto molto tempo, infatti sono arrivato anche in ritardo nella live di Zappa, quindi mi devi scusare, però poi più tardi passo da te, ovviamente. Diciamo che il lunedì è un po' così, è nì. Diciamo ci sto e non ci sto. Allora, fatto giusto giusto in tempo a fare un saltino da Zappa, ma invece durante la settimana ci sto, quindi... Giusto giusto uno zompo. 3, 4... Ah no, vabbè, alle 3 tanto... Ein, zwei Polizei. Adesso devo mettere uno scan, e questo scan attira gli animali. Tra l'altro mi ha tirato lì il giaguari, perciò se io mi metto dentro casa, costruisco una capanna al volo e poi che scappa fuori, scappa ma tu chi sei? Zappa, ma tu dovresti vedere, io sto andando a 150 km orari con il Turbo Star di Raf Garage qua, che tra l'altro è russo, mamma mia, è una scheggia, 640 cavallucci sotto il cofano, anzi sotto la cabina. Vabbè, l'avrò buttato forse, non lo so. Okay. Ho capito, scusa. Ok, Liza, vai tranquilla, dai, non ti preoccupare. Vai a fare pausa caffettino. Caffè patacca, il caffè che spacca. Wunderbar. Devo uscire. Ma cosa ne fate? Lui aveva già puntate. Ma ho capito, Lorema. Ora va bene. Ho fatto un errore, non lo farò mai più. Però. Al babbo è anziano, Lorema. Che deve fare? Ogni tanto si scorda le cose. Si dice diversamente giovane. No, me lo cadi anziano perché sto in cazzo di qualcosa di diverso. Ah, no. Ok. Ah, anziano, sì. Sì, come fa? No, devo ascoltare il pezzo. No, casta a bacchetta e poi sui 10 giorni. Sto modo. Ah, e allora è Lorenzo che comanda in casa a sto punto. Da come l'hai capito? Diciamo da come ha detto babbo, così 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 così, e mi è sembrato di aver visto anche un dito che si agitava a mo' di bacchetta del maestro di bravo, musica. Eccola, guarda, appena acceso Gian Giaguaro. Ok, dai, se non ti preoccupare, vai tranquillo, anche io faccio gli appunti vocali, tante cose anche nell'ambito della fotografia, che c'ho sta passione. Quando è qualcosa mi faccio anche gli appunti vocali, che eventualmente mi scoccio di andare a cercare i file di testa, almeno così me li trovo già belli e pronti. Metto l'MP3 e mi vado a fare un ripasso della teoria. E si è fermato col verde? Devi sapere che questo Turbo Star attira molto l'attenzione delle persone. Ma lo fanno sempre. Oddio, li lupi. Sarà il marmittone. Non ti fa mettere di qua. 7 km, ma quasi quasi. Vado a fare un attimo il rabocco al mezzo qua. La caffano pochi in affata. Ah, io qui non ho il garage, però ci sono passato. Auto di Alonso. Ah, qua c'è il parente del mitico pilota Alonso, Fernando Alonso.
Ha tirato solo 4 lupi. Ah, però. Chiamalo Vok. Ma non è rimasto niente, sa? Nemmeno un ciscinino di pasta. No. Ai ai ai. L'ho fatti fuori proprio tutti quanti. Ah, hai fatto pulizia, insomma. Sì. Hai fatto. Volete una pelliccia di lupo? Quante vi pare, eh? Salsicce di lupo possiamo fare anche polpette per caso. Vabbè, pellicce e polpette. Parlando sempre di ranch. Ah, comunque ieri è stato uno spasso. Come se, come tutte le puntate di ranch. Si potrebbe fare alla fine dell'anno in meglio di ranch nel ranch zappa dritto, come è diventato, non è più zappa storta. E comunque alla fine ranch, come hai detto tu ieri sera, sì, diciamo che teoricamente, ecco, è un gioco che ha delle limitazioni, però se c'hai fantasia poi riesci anche a portarlo un po' più avanti. Ha delle limitazioni che però noi abbiamo tolto. Sì, di fantasia. Io mi sono inventato il trampolino con il quad, figurati, perché era arrivato a un certo punto, no? Che avevo fatto praticamente tutto. Poi sai, dopo un'oretta e mezza dove stai tutto bello concentrato a fare quello che devi fare, costruisci di qua, fai questo, fai qui. Dopo aver fatto anche un po' di ossacchiotte, ho detto, mo mi devo svagare un pochettino e devo fare un finale particolare. E allora ho detto, ho visto che mi era avanzato un po' di legna e c'avevo il quad, ho detto, io precedentemente ci avevo provato a fare sta cosa, ho detto, ma quasi quasi costruisco una rampa e quando rientro dal ranch, prima di mettere in mezzo a posto faccio il salto al trampolino, così metto anche testo anche le sospensioni del quad, e lì mi sono iniziato a divertire. Infatti poi il finale era molto più lungo, è durato, sono stato lì penso 10 minuti ad orologio a fare sempre il salto là con il quad, e mentre me lanciavo lo spot dei piani praticamente ho fatto sempre questo. Poi la clip migliore è quella là che ho messo, perché poi la prima l'ho presa male, tu hai visto, poi dopo ho capito come prendere la curva, e quindi poi mi sento la curva, esatto. Tanto lupo, sono ferito. Ai ai ai, da pastorten, ferite, ja, wunderbar. Ma in tutto questo, stiamo guardando? Dov'è? Dov'è? E mi ha ammazzato. Ah, eccolo qua, Madrid. Però penso da pin di chap, perché ho finito la missione. Ah, quindi mo ti danno i piccioli e paparella? No, quando fai tutte le missioni, ogni volta le cominci a dare. Devi ricostruire tutto quanto quello che ti sei costruito. Mamma mia, cioè perdi tutto. Sì? Ti pignorano. Ti pignorano tutto. Almeno sul ranch più o meno ci rimane qualcosina. Sì, mi pignorano tutto. Almeno queste qui mi pignorano tutto, però non lo porta ogni tanto, lo portano Coviros Morben. E voglio sentire loro, infatti. Stavo a cercare se erano live, ma non ci sono. Devi vedere se loro live sono più esperti, vedere un po' loro cosa ti dicono. Adesso vedete, ecco, ho messo lì a quella casa, devo solo venire a recuperare la roba. Ah, ok, quindi il grosso l'hai fatto, diciamo così, il grosso sì, lavoro. L'ho passata, dovevo venire a recuperare la roba, vedi, opla, adesso accendiamo il fuocherello. O fuoco. Ah, ci curiamo le ferite. Ah, non posso curarmi perché non c'è niente. Ahia, quindi mo devi creare le bende, queste cose qua. Sì, ma te lo dico io. La prima uscita. Qualcosa di simile ce l'avevo anche... È un buio questo, ho acceso il fuocherello, ho 33 gradi. Qualcosa del genere l'ho trovato pure Sniper Ghost Warrior, che
che pure recuperava tipo i lupi che l'attaccavano, che erano i cani, i lupi dei nemici. Li abbatteva e recuperava la pelle e ne faceva delle bende, insomma, lo sa lui che ci combinava. E tipo pure, insomma, ho capito il genere qual è. È particolare ed è anche piuttosto complesso, tra l'altro, questo gioco qua. Questa cosa bella è che quando muori ti lascia tutto un pacchetto, no? Basta che lo ritrovi, e tanto ce l'hai sulla mappa, segnato dove sei morto. Ma perché ho sbagliato strada? Perché ho imboccato la strada sbagliata, no, ma come ho ammazzato il lupo? Ma ero ferito perché ero caduto giù per fare il Uscita coglionbolo, adesso. sono cascato giù dalla scarpata, mi sono slocato una caviglia. Là non puoi fare orsacciotte a 30 metri. No, qui, eccolo, che ora sono senza armi, sono senza niente, se non recupero la roba. Aia. Io qua Dovrebbe pure avevo sbagliato strada, ma avevo sbagliato corsia più che altro. La rotonda da imboccare è sempre un enigma qua. All'inglese, alla francese, qua è un macello. Quando ci sono le rotonde, devi entrare e uscire. E poi vedi, sono passato anche di quadro. Nel morire sono anche passato di quadro. Sì, di Capito? livello, sono diventato Ma livello c'è. 12. Vabbè, detto bene, di quadro, come si diceva una volta. Terzo Eccolo qui. quadro, quarto quadro, mamma mia. Non ero morto vicino a casa, ero morto. Ah, quindi subito è fatto. Come si dice in gergo, casa e boutique. E a casa bottega ero morto. Via, via, via. Corri, 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 andiamo a casa, risistema tutto quanto. Vai, vai, vai. Via, 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 via. Via Baldo Giovane, forza, 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 forza. Lorenzo? Ci vuole la famosa parola magica, Wunderbar. Diciamo, a mettere un colpo mi ha fatto via adesso. Che è Infatti. il giovanotto di casa. Ma mi piaceva. Io che no, E ti fa male la gola, Lori? Acchiappato là, come a tutti. Anche a parlare la laringe come a tutti. Ai ai ai. Mi sa che ce l'ho anch'io allora. Anche se c'è gli stessi sintomi, caro, bello. Vabbè, almeno facciamo tutto in compagnia, allora. Si dice meglio soli che mal accompagnati. Vabbè, comunque, auguri per una pronta guarigione. A più presto. Come si dice a Napoli, dovete stare frisch e tost. Per fortuna ho detto c'ho i fratelli vicini vicini a 500 metri da casa Ah, che almeno vi possono dare anche una mano, almeno con la spesa, queste cose qua, visto che. no, ma a parte c'ho sotto casa c'abbiamo mia cugina perciò insomma già Ah, ok. Un appoggio strategico, diciamo, un aiuto ci sta alla fine, voglio dire. Non siete da soli e soli, anche nel non c'è. senso metaforico. No, per fortuna questo no, perché ho saputo delle storie allucinanti, gente. E si è fortunati, specialmente di questi tempi in cui ho notato un po' che non tutti brillano di bontà e di generosità. Volevo dire il contrario, ma sono sempre del parere che bisogna usare parole positive, ma non come viene inteso di questi periodi, ma anzi, come era appunto da definizione di vocabolario, qualcosa di ottimo, di buono, ecco, e non come indice di questi periodi che è stato un po' stravolto sta parola. E ce ne sono tanti, tante persone che fanno del bene, lo fanno in silenzio, altre magari lo fanno un po' più, fanno un po' più di show, magari per sentirsi battere le mani, no? Per sentirsi acclamare, sentirsi dire: oh, come sei bravo, come sei bello, bravo, bravo. Esatto. Meno male, almeno potrai anche riscoprire la bontà e la vera parte profonda delle persone. Herbalism Bench possiamo fare Noi o ho.
Voleon savoir l'indirizzo. La tessitura bench. Uscire. Urbanismo bench e tessitura bench. Bench o branch. Urbanismo mi piace la questione. Antiparassic, blood thinning, antibiotic tonic, antipocision tonic. Zappa, ti serve una panda, una lancia oppure un alfa? Qua le sto trasportando io sul mezzo. Allora, l'alfa e dovrebbe essere una Giulia, credo, così a occhio. È una Giulia, sì. C'è il pandino, poi c'è una lancia Y. Oh, però fate bene, eh. Hanno un po', diciamo così, criptato. Non sono Malox. Oppla, prima che mischiando in qualche muro. Poi tu le vedi con una ventina di secondi di ritardo più o meno il Lives. Infatti, da quando pongo una domanda a quando devo ricevere una risposta, devo calcolare circa un minuto di pazienza. Le risposte però mi arrivano leggermente in ritardo qua in overlay. E c'era una roccia qui davanti a casa mia. C'era. Come la roccia nell'hangar, nel grand garage, quello lì della Zappaland là, bellissimo. Lo sai che io ho provato pure a livellare il terreno dietro per farla coprire, ma non ci sono riuscito. No. Come si dice, quello è un pezzo raro. Esatto, quello è proprio come se fosse tipo la statua in mezzo al paese, no? E allora non la puoi coprire. Però almeno potevano permetterci di, che ne so, di poterla sollevare, no? Che almeno la metti su un cucuzzo, su un bel mucchietto di terra, la metti alta, così almeno poi la tieni a mo' di pietra miliare, anzi, come diceva Totò, la pietra emiliana, che erano le pietre che si mettevano, che stavano a confine fra una regione e un'altra, le pietre emiliane. Mi sono accorto che gli ho ammazzato un po' tanta gente. Senti come urlano. Comunque Zappa, guarda, se porti Eurotruck ti consiglio di scaricare la mod di Raf qua, il Turbo Star, che è uno spettacolo, fatto veramente bene. No, ma io non riesco più, non lo riesco a portare perché mi addormo. Ma tu devi metterti il caffettino vicino. No, io sono arrivato a mettere anche i Liquin come... Devi mettere i Metallica, allora, può darsi. Tengono svegli. Vabbè, se ti portano un rilassamento esagerato, però almeno pure 10 metri che ti fa, anzi fatti 100 km con il Turbo Star, no? Anche con la mod base che arriva, mi pare, fino a quasi 400 cavalli, 380 cavalli. Sì, quello c'avevo. È uno spas, è tipo quello lì, diciamo, su Farming, però questo qua è altrettanto dettagliato. Ci sono alcuni piccoli piccole differenze, ma comunque pure Peppe 978 in attesa, siamo noi tutti amanti del Turbo Star, dei mezzi di Peppe 978, ovviamente siamo in fervida attesa, non vediamo l'ora che escano le sue mod, perché io poi devo piazzare il Turbo Star là e mi devo fare tutte le serie con il Turbo Star, come ho fatto anche precedentemente su Farming 19, che c'aveva il Turbo Star che aveva superato le 50 ore di lavoro là, mamma mia, ogni tanto lo dovevo andare a riparare, però veramente un mezzo indistruttibile. Benvenuto, che cavolo è che è entrato? Pitti ha comprato il gioco. Il mitico Pitti,
Malizia, 82, stasera lavoro come una Petri. Ma vi devo ricordare che Malizia 82. Malizia. Però poi il supereroe resterà sempre Super Macho King. Vabbè, però ormai ha deciso così. Ma i saluti sia sempre che le patate gli piacevano, una o dell'altra. Più impegnativo la raccolta e la semina di patate, mamma mia. Ci vuole tempo e spende un sacco di soldi. Ma sei sicuro? Sì, la patata a me non mi piace. Poi alla fine la va a coltivare. Però perché quelli maialozzi comunque le mangiano, eh? Poi se c'è quella famosa mod per le potato premium, tu con gli scarti puoi fare anche il cibo per i maialozzi, quindi fai l'utile e il dilettevole. Coviros, ma dove vado sempre? Ah, Coviros, scusami, tu stai qua, lasciami se... Se 15 giorni sono in quarantena, perciò come io mi trovi dalla disperazione. Lo troverai un po' ovunque. Capace di chiacchierare su 5 live in contemporanea. Dio mio. Ma c'ha ragione. Effettivamente, non ho tutti i torti, eh. No, ha veramente ragione, ho scassato proprio la basta, ma statene a casa. Vabbè, diciamo che Zappa qua nel canale di Dab oramai è un ospite fisso, perché poi la maggior parte dei jingle e le improvvisazioni nascono con lui, con la spalla, e allora... Sei il pettino di Totò. Bravo, eh. O Franco e Ciccio. O Franco e Ciccio, forse è meglio sì che tu fa Franco. Franco, no, aspetta, Ciccio era quello più basso. Il bassino, quello che faceva più battute, e Franco era quello là più serio. E quello faceva Ciccio, gli incapussolati. Ma che coppia che era, ma che ne sanno sta gioventù? Negli anni 90, durante i periodi del pomeriggio estivo, facevano tutti i film di Franco e Ciccio, i Totò ne faceva qualcuno, Franco e Ciccio. C'è stato un periodo che tutti i pomeriggi facevano i film e insieme a mio fratello ce li guardavamo e ci facevamo un sacco di risate. C'era quello lì degli astronauti là, degli incapsulati, e facevano Ciccio, incapsulate. E poi loro, ecco, portavano il siciliano in maniera ironica, sì. Fatto bene, ero proprio bravissimo. Ecco, anche Steve dice, prima della diretta del Giro d'Italia mi guardavo sempre Franco e Ciccio. Bravo, un'altra cosa che io guardavo all'epoca era il Giro d'Italia, specialmente quando i ciclisti passavano nelle zone alpine, ma quando c'era la buonanima di Pantani, il grande Pantani, che premetto che non sono mai stato appassionato del ciclismo, però c'è stato quel periodo là che io il Giro d'Italia lo guardavo ben volentieri. Poi c'era Pantani, mamma mia, Pantano, il cappello, c'era nessuno, Erano bravissimi Franco e Ciccio, è vero. Erano una coppia affiatata, molto affiatata. Poi hanno anche lavorato con il grande Totò, hanno fatto anche hanno partecipato ad un film insieme al il grande Totò, che comunque un po' tutti lavoravano insieme, collaboravano, non c'era quell'odio, quell'astio. Sì, vabbè, Totò è sempre stato una persona molto di cuore, sì, infatti. È un principe, proprio nel nome de facto. Ma non so se l'ho già raccontato, per chi non lo sapesse, perché a Napoli, diciamo, noi della vecchia generazione amiamo così tanto Totò? Perché dovete sapere che Totò ha il principe Antonio di Curtis, perché Totò era il personaggio e lui, diciamo, scendeva, faceva la scissione dal personaggio. Quando gli chiedevano di interpretare il personaggio, anche durante
nelle interviste lui interpretava Totò, in realtà lui era il principe Antonio De Curtis, Flavio bla 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 bla. E dovete sapere che Totò, il principe De Curtis, durante la notte usciva nel quartiere Sanità di Napoli, era il suo quartiere, e passava nei pressi dei bassi e praticamente lui lasciava dei soldi sull'uscio dei bassi. Di notte lui lo faceva per evitare proprio di essere visto. E quindi poi ovviamente quando la cosa è venuta fuori, poi è venuta fuori, ora non so quando, però comunque sicuramente post mortem, quindi quando diciamo non è stato più in vita, probabilmente gli abitanti del quartiere l'avevano capito, quindi lo hanno amato. Quindi diciamo che al di là della ricchezza economica, poi ha lasciato anche ci ha lasciato un patrimonio anche linguistico ed espressivo un po' a tutti noi italiani. È il famoso io ho carta bianca, eccetera eccetera, io siamo uomini o caporali. E quindi diciamo che ve l'ho fatta veramente in sintesi, per cui era una persona molto umile ed era anche un amante degli animaletti, degli amici pelosi. Infatti lui prendeva cani trovatelli per strada e li teneva con sé, e pare che crea una pensione, non canile, una pensione per cani, dove praticamente c'aveva tutti questi cani trovatelli che c'erano per strada. E quindi diciamo che ci sono state, ci sono tante cose che hanno reso grande questo principe, insomma il principe De Curtis, in arte Totò. Il grande De Curtis. Insomma, hanno fatto un abbonamento e non so chi me l'ha fatto. Ah, un po' come facevano per Alberto Tomba e Sci per alcuni anni erano. Eh sì! Vabbè, là. Ritornando al fatto del ciclismo, cosa? Eh sì, quelle a volte sono quelle cose temporanee, no? Che tu lo fai perché vedi che quello vince in quel momento, allora tu magari dici tutti quanti sono tifosi, tutti quanti sono dei fan sfegatati quando qualcuno va bene. Poi quando qualcuno non va bene, allora dicono no, iniziano a criticare, e magari sono tutti quanti, che ne so, motociclisti, sono tutti allenatori, o no, Zappa, tu che pensi, visto che tu anche nel tuo canale hai visto qualcuno che magari si era un po', come dire, palesato come fosse un grande intenditore di games, e poi alla fine ha fatto la fine di track, nel senso che dalla porta è entrata e dalla porta è riuscita un'altra volta. Io provo, no, hai visto quando tu, oddio, aspetta, ma non ricordi il pezzo di Aldo Giovanni e Giacomo, quando lì del Conte Dracula, sono il Conte Dracula, e lui fa, buongiorno, sono Nico, no, buonasera, e qui è buongiorno, e lo butta fuori dalla finestra, dico un po'. Dopo guarda, proprio stamattina ne stavo parlando a proposito di quello che era capitato, non so se c'è in live, comunque ho spiegato insomma che alla fine le persone più o meno tutte vengono educate, chi più e chi meno bene, poi ovviamente sta al singolo poter o saper portare avanti l'educazione o la diseducazione. E quindi ho detto alla fine che quelli che erano entrati nel tuo canale per fare un po' di portare un po' di scopiglio, alla fine come sono entrati uno giustamente li ha richiamati. E nel canale qua devo dire la verità, mi sono capitate due volte, una volta con una persona veramente, qua lo posso dire, scostumata, perché veramente ha usato un linguaggio proprio scurrile, che poi alla fine con tanta educazione e con tanto garbo gli ho fatto capire l'errore. Infatti ogni tanto capita, entra qua, saluta in maniera, ha capito l'errore e ha capito forse che, diciamo così,
dall'altra parte tante volte ci sono persone prima di streamer, e quindi bisogna anche essere educati e porsi in maniera pagata. E poi vabbè, uno così senza nemmeno conoscere bene i contenuti del canale ha scritto qualcosa più o meno di quello che hanno scritto a te, però aveva scritto una cosa tipo una lamba devi fare, e ovviamente io ho scritto guarda una lamba a massimo io posso accendere il camino, però tu consentimi di dire sei un maleducato. Sì, ma io, allora il problema è sempre quello, cioè non sei obbligato a entrare in un canale, no? Io mi chiamano quello silenzioso, io spesse volte entro in tutti i canali, io entro da te, da Tab, ma capace sto al lavoro, non saluto, roba, entro da Coviros, entro da Macio, entro, cioè da tanti, poi dice ma da me non ci vieni mai, capace ci sono stato più di tutti, no? Per dire. Però vedete, ma non è per quello, ma nessuno ti obbliga a entrare nei canali, perché sei libero, perché la porta è aperta e tu sei libero di entrare, e la porta come è aperta e tu sei libero di uscire. Se un canale non ti piace, non è che pigli e... certo, ti posso dire una cosa, che so, stai a giocare a farming, mi sento il dovere, vedete come mi è successo una volta, io pigli, cioè no, pitti Arvid, la prima volta gli ho messo il follow, e gli ho messo il follow dopo. Lui stava giocando, lo stavo guardando, lo stavo osservando, c'aveva uno spettatore, che io voglio guardare quelli, non va a guardare quelli con 82 spettatori, perché so che tanto lì per 82 spettatori qualcosa di qualità c'è. Perciò fammi andare a vedere quello con uno spettatore, perché se ha qualità va bene farlo incentivare, perché come ho sempre fatto, ho fatto pubblicità sempre a tanta gente, e io ho portato sempre a tanta gente. Quando ho fatto la pubblicità a Macho King, e vedi Macho King è arrivato, quando ho fatto la pubblicità a te, cioè quelli che entrano, quelli che sono andati a cercare, comunque l'ho pubblicizzati, no? Quelli che meritano, sì, ma infatti pure io faccio così, chi merita, diciamo, è così. Dicevo che con sta motopala, cioè sta New Holland, con sta motopala, gli dava, gli si attaccava la benda, tutto quanto. A un certo punto mi scappavo, ho detto, ma non è che hai preso quella dei carrelli elevatori? È identica, è la stessa penna, sì. Cioè la stessa grandezza, la stessa cosa, tanto che hanno due attacchi diversi. E lui fa, perché c'è differenza? Dico, certo c'è differenza, non lo sapevo. Entra, guarda, carrelli elevatori sotto bene per le cose, va a guardare, era 0-0, dico, quella è la tua. Ma c'era un rimorchio staccato? Prendeva fuoco. E ciò, vedete, sono entrato, gli ho dato quella dritta, l'ho aiutato, gli ho dato il follow, e ecco, da quel giorno, insomma, ogni tanto quando posso lo seguo, abbiamo giocato anche insieme, no? Però insomma, vedete, è così, e comunque io questo posso entrare dentro, se no entro e chiedo, scusa il disturbo, se ti va di rispondermi, quella mod, dove posso trovarla perché mi sa interessante, quello che è successo pochi giorni fa con... un altro canale, che non dico il nome perché non lo conosci secondo me, perché è nato da poco. Dillo, ma se c'ha pochi follower magari gli facciamo pure un po' di pubblicità. No, ma già ce l'ha parecchiucci in classifica più alto di me. Dillo lo stesso, dai, tanto alla fine qua non ci creiamo problemi. Se è nato da poco perché c'ha pochi follower, però insomma è la prima volta che lo vedo giocarci a farming, che è Dan Snoop, è scritto S-N-O-O-P. Ok, no? Dan Snoop, ok. Oh, vedete, sono entrato lì dentro, l'ho seguito, però poi gli ho dato il follow, mi dice oh grazie, di qua di là, già dico grazie del follow, no? Dico, oh, almeno qualcuno, perché a parecchi dai il follow e manco ti cagano grazie. Manco ti vedono. Insomma, sono entrato e ho fatto, dico scusa, giocavamo con lo stesso gioco, non gli ho detto sono streamer, perché rispetto sempre, perché non è che... Io ho fatto, dico scusa, di qua di là, già, come sto modificando anch'io la mappa americana? Bellissima quella mod, guarda, le mod sono di questo pacchetto, di questo modder, roba varia, dice lui fa tutti i pacchetti, anche le mappe, tutto quanto, sta mappa mi pare di aver capito che era creata proprio da questo, che tu la puoi scaricare direttamente da Facebook. Mi ha dato la pagina io, ora sono già due volte che lo voglio seguire, roba varia, anche che non chiacchiero, perché poi comunque mi piace vedere come ha fatto, perché comunque non è che dice costruisci le mappe e pi, perché prendi sempre ispirazione altre persone, certo. Vedete, però sono entrato io la seconda cosa che gli ho detto, bellissima sta mappa, cioè come l'hai messa, gli ho fatto un complimento, perché non mi dava,
Ma se era brutta la mappa, non gli avrei detto niente. Esattamente, cosa che la penso pure io, pure io. E quella persona ci ha passato 16 ore del suo poco tempo libero per costruirla, e tu gli vai a distruggere un qualcosa. Vedete? È sensibilità, ma infatti pure io. T'ha detto da entrare nel mio canale. Magari uno dice. Poi quell'altro mi viene a dire, mi fa dice: ma è un carissimo amico, è un bravo ragazzo. Sei come lui? Prego, esci, togli il follow. Non mi interessano i follow vostri. Purtroppo. Cioè, io quando ho tre persone, sette persone, otto persone, o 30 persone, o 41 persone, le voglio persone comunque che sono educate e che ci hanno rispetto. Oh, ma il rispetto è. A me, se io arrivo domani, vuoi fare la live e so con tre persone, sono contento uguale. Perché non lo fa per lavoro, sto lavoro. Lo fa per divertimento. Non solo, poi magari produci qualcosa, produci contenuti per magari per penso che fare è la stessa cosa tua, Tab. Sì, a voglia. A me se fa anche un solo una sola spettatore, insomma. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Tu mi senti? Non so se è. Dicevo che praticamente Tab? No, sono crashato? No, penso di no. Oh cacchio, ci ho preso. Oh, tambola. Ti sento, comunque. Cacchio, ci ho preso. Io ti Dab, sento. Non ti sento più. Io ti sento. Non ti sento più. Comunque io ti sento, Alla rotatoria, boh. Prendere la prima uscita. Sento più Dab. Ai ai ai. Mi è sparito tutto il volume. Vabbè. Uscire adesso. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, siamo arrivati. Uscire a destra. Sì, siamo okay, arrivati siamo a destinazione. Arrivati. Zappa, ma non sento il gioco e non sento Dab. Forse voi qui. Fantastico, c'è stato. Se tu lo sentite. Io ti sento comunque. Io vi devo salutare per un po', se ce la faccio quando rientro. Perché devo fare la pappatoria al figlio, che sennò troppo me mena. Ok, allora vediamo. Un po'. Ok, allora io approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio Fernbus, ringrazio Tiv, ringrazio la Zappa Storta per essere venuti in Lives, Coviros, Elisa, ringrazio Fernbus per i bitterini e scusate se oggi i sound alert non sono andati. Allora, chi altro c'era? Ita 2165, vediamo un po'. Ok, la Zappa l'ho detto, perfetto, allora. La live termina qui, l'appuntamento è per domani mattina sempre con Farming 22. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che siete in diretta, vi prego gentilmente, se potete attendere, farò un raid ad un amico, Andrea Biella, che in questo momento è live e sta portando Euro Truck Simulator 2. Ovviamente, come sempre, vi chiedo, se possibile, se magari di dare un contributo e dare una mano al suo canale a crescere. E quindi approfitto per ringraziare ancora tutti quanti voi. Vi prego ancora la gentilezza di restare in Lives, quindi io vi ringrazio ancora una volta. L'appuntamento con Farming 20 con Euro Truck Simulator 2 è per venerdì, l'appuntamento invece con il Turbo Star è sempre per martedì prossimo. Grazie mille a tutti. So I want to say thank you so much everyone for watching this live streaming. If you're watching this video rerun, please don't leave the video. You can watch the continuation of the programmation. You can find the video on YouTube on Wednesday. Thank you so much. Merci beaucoup à vous tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. Notre rendez-vous avec Euro Truck Simulator 2 avec le Turbo Star Draft Garage, c'est pour la semaine prochaine. Pour vous que vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique ici sur Twitch, ne quittez pas le canal,
la programmation va continuer. Merci à vous que vous êtes en train de regarder ces vidéos sur YouTube. Vous allez naturellement, vous pouvez regarder ces vidéos sur YouTube. Jeudi, merci beaucoup à tous. Et alors, grazie mille à tutti. Thank you so much, everyone. Merci e state buona. Ciao a tutti. Ciao.